Vi sarà successo senz'altro di andare in moto per le prime volte e accorgervi di dover affrontare degli imprevisti e di non essere ben attrezzati per farlo. Per cui ho deciso di fare questo video, ovvero cosa portare dentro al boletto oppure dentro allo zaino, proprio per essere pronti ad ogni evenienza e non farsi cogliere di sorpresa. Prima di continuare però vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'aveste fatto e attivare la campanellina delle notifiche, in quanto è l'unico vero modo che avete per supportarmi in modo che io possa portarvi contenuti sempre di maggiore qualità. Oggi tra l'altro siamo nella splendida cornice del Moncenisio, appena aperto, che vi invito a visitare. Strada spettacolare, scavallando in Francia potete ammirare davvero alcuni tra i più bei paesaggi delle Alpi. Bene, apriamo subito il boletto per capire cosa portare all'interno. Ovviamente sono prodotti compatti che potete portare anche all'interno del vostro zaino. Il primo potrebbe sembrare esagerato, non è nient'altro che un avviatore di emergenza, in particolare questo è della Topdon, che me lo ha gentilmente inviato in modo che io possa mostrarvelo. Come potete vedere arriva in una pratica pochette che contiene al suo interno l'avviatore di emergenza, che altro non è che una power bank in grado di avviare con i cavi e con tutti gli accessori inclusi la vostra moto quando la batteria è un po' scarica. Come potete vedere le dimensioni sono molto compatte, nella maggior parte delle moto potrebbe andare addirittura nel vano sotto sella. È impermeabile, resistente alle cadute e molto robusto, e all'interno ha una batteria da ben 10.000 mAh con la quale potete caricare, indovinate, anche il vostro cellulare. Potrebbe essere dunque il giusto accessorio. Infatti ha due porte USB e appunto i connettori per poi fare il collegamento con la batteria della vostra moto e avviarla in emergenza. È compatibile praticamente con la maggior parte delle moto, il collegamento è davvero semplice. Si ricarica tramite una USB-C, per cui potete tenerlo collegato tramite la presa 12 volt della vostra moto in modo da tenerlo costantemente carico e vi può salvare la vita. Inoltre nella parte anteriore ha anche una pratica torcia che ha diverse modalità di funzionamento. Questo è uno di quegli accessori da non farvi mancare, soprattutto nei lunghi viaggi. Può capitare di lasciare la moto in una zona molto fredda o molto calda e che la batteria ne soffra. Avere questo vi permette di evitare di chiamare il carro attrezzi o bloccare tutto il gruppo perché la vostra moto non parte. Con questa partirete senza alcun indugio. Essenziale a mio parere un kit per la riparazione delle gomme. Non scegliete però i kit con la schiuma, quelli vanno bene solamente se avete una moto con le camere d'aria, è il miglior modo per poter tornare a casa. Se avete delle gomme normali da moto da strada con copertoni tubeless, quindi senza camera d'aria, il kit da prendere è questo qui, quello con il caucciù. È facile da utilizzare e vi permette di sistemare le forature in men che non si dica. Non ci vuole granché di manualità, le istruzioni sono all'interno e come potete vedere ci sono tutti gli strumenti necessari per portare a termine l'operazione. È la stessa operazione che farebbe il vostro gommista. Con questa riparazione la vostra gomma ritornerà praticamente come nuova e potete utilizzarla fino a fine vita. A questo kit tutti gli accessori li trovate nel link qui sotto nella descrizione. Ho aggiunto alcuni piccoli consigli, ovvero un nastro isolante, questo vi può salvare la vita nel caso in cui troviate un cavo sfilato, un cavo scoperto o qualsiasi altra evenienza, delle fascette da elettricista, una volta mi hanno salvato la targa, e qualche guanto in lattice. Sappiamo bene come mettere mano alla nostra moto per fare qualche lavoretto può farci insozzare, per cui meglio essere protetti con dei guanti in lattice. Questo è una di quelle cose da non farsi assolutamente mancare nello zaino, sia che viaggiate in gruppo sia che viaggiate da soli. Ovviamente riparare la gomma significa averla forata e far fuoriuscire dell'altra area. Proprio per questo fortunatamente negli ultimi anni si sono diffusi questi dispositivi, sono dei mini compressori elettronici che funzionano a batteria. Devo dire che funzionano molto molto bene, sono molto soddisfatto. Io ormai ne ho messo una in ognuno dei miei mezzi, guardate quanto è piccolo, non importa tanto il brand, costano tra i 30 e gli 80 euro per i modelli un po' migliori a seconda delle potenzialità e della batteria. In particolar modo questo qui ha tutto ciò che serve, un pratico display nella parte anteriore tramite cui possiamo monitorare non solo l'autonomia residua, si ricarica anche questo tramite USB-C, ma possiamo andare a impostare la pressione e la tipologia di mezzo da gonfiare. Possiamo scegliere tra auto, moto, bici, palloni o
fai da te. Possiamo andare ad impostare anche l'unità di misura tra PSI, bar e Pascal, ed è tutto a portata di dito. Guardate quanto è piccola, questo anche in questo caso va nel vano sottosella, e per le moto avete bisogno solamente del suo accessorio che si mette al suo interno. Questo tubicino va poi collegato alla valvola e potete gonfiare o controllare la pressione eventualmente al volo, e devo dire che sono anche piuttosto precisi, discostandosi di solito di 0,1-0,05 bar rispetto a manometri ben più precisi. Io personalmente non ne faccio più a meno e me lo porto sempre dietro. Gli imprevisti, si sa, arrivano quando meno te li aspetti, e proprio per questo vi consiglio di dotarvi di una piccola torcia come questa. Può capitare di forare di notte, di dover fare una piccola manutenzione la sera, quando, oppure in una zona d'ombra, o ancor peggio sotto alla pioggia, quando la luce non c'è più. Bene, una piccola torcia come questa vi salva letteralmente la vita. Potete agganciarla al pantalone, alla tuta, alla giacca, addirittura al guanto se state lavorando, e potete quindi farvi luce in maniera molto comodo per fare quello che dovete fare con gli accessori descritti poc'anzi. Non fatevi mai mancare una felpa termica. Io ne uso una sportiva da ciclismo che è molto sottile, che eventualmente posso mettere anche sotto la tuta e sotto qualsiasi giacca. Soprattutto se frequentate come me i passi di montagna, saprete bene che l'escursione termica può essere davvero ampia. Passiamo dai 30 gradi in valle ai 15 gradi attuali a oltre 2000 metri, per cui una felpa termica, una maglia termica come questa può letteralmente salvarvi la vita, o almeno salvarvi da un bel colpo di freddo. In particolar modo vi consiglio gli accessori dedicati allo sci e al ciclismo, in quanto sciatori e ciclisti hanno bisogno di attutire le nostre stesse condizioni, ovvero forte vento e grosse escursioni climatiche, per cui quegli accessori lì, nonostante possano costare un po' di più, vi permettono di affrontare il vostro viaggio nel migliore dei modi. E inoltre sono piccoli e compatti, perché soprattutto quelli da ciclismo sono pensati per essere arrotolati e messi nelle tasche dietro le maglie da ciclismo, per cui non fatevele mancare, perché sono un accessorio davvero molto utile. Infine, chi mi segue da tempo lo sa, sono un grande fan delle salviettine detergenti. Possono essere utilizzate per una miriade di motivi diversi, dal pulire il cupolino perché si è insozzato di moscerini, a pulire il vostro casco e la vostra visiera, a pulire le vostre mani perché magari avete toccato una zona sporca di grasso, o a pulire qualcos'altro per una deviazione non prevista. Queste di Nampisan hanno soprattutto un forte potere sgrassante, e ho notato che funzionano davvero molto bene con i moscerini, per cui insieme portate anche magari un panno in microfibra per asciugare il detergente, ve le consiglio assolutamente. Costano pochi euro, sono leggerissime, queste vanno anche nel vano sottosella di una moto sportiva. Assolutamente potete essere d'accordo sul dirmi: Toto, però tutte queste cose magari per ogni singola uscita sono esagerate. Sono assolutamente d'accordo, non fatevi mancare sicuramente il kit antifuratura. Quello che vi consiglio io ogni viaggio è di portare con voi il kit antiforatura, il mini compressore e la felpa termica. Quelli sono i tre accessori secondo me indispensabili. Per quanto riguarda gli altri, potete anche mettervi d'accordo con i vostri amici, è sufficiente che ognuno di voi abbia uno di questi accessori, in modo che se nel gruppo dovesse servire si sia pronti alle evenienze. Io comunque li porto sempre con me quando affronto i viaggi più lunghi, anche su più giorni. Fatemi sapere se questo video vi è stato utile. Secondo me questi sono gli accessori da non farsi mancare, appunto, nel boletto o nello zaino, a seconda di come preferiate viaggiare. Fatemi sapere qui sotto nei commenti quali sono i vostri accessori irrinunciabili, e noi come al solito ci vediamo al prossimo video. Ciao!